Incidente nella mattinata di giovedì 25 gennaio, intorno alle 11.30, in via Busano a Favria. Una Fiat Punto, condotta da una pensionata, classe 1944 di Favria, si è ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Ivrea, la Croce Rossa di Castellamonte e la polizia locale di Favria. La donna è stata estratta dall'abitacolo e subito affidata alle cure del personale del 118, che dopo i primi accertamenti l'ha trasportata all'ospedale di Quarnier. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe urtato una cancellata per poi ribaltarsi, ma sono in corso gli accertamenti della polizia locale. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per poter permettere ai soccorsi di operare. Sul posto è intervenuto anche il sindaco Vittorio Bellone.